Ecco la Smart Poly Generation Microgrid, la vedremo poi dopo in un tour guidato nel momento dell'inaugurazione. Si tratta sostanzialmente di una rete di distribuzione energetica, elettrica e termica governata da un'intelligenza centrale secondo logiche di ottimizzazione sia dei consumi che delle emissioni di CO2. Yeah, buongiorno a tutti. Unfortunately, these are the only words that I can speak in Italian. Maybe I can order a beer. But I have to switch to English now, and I would like to explain to you why this project is a very, very important one from a Siemens perspective as well. And the main reason behind this is, as a background, the energy systems worldwide are changing. And there is three key factors why they are changing. It's about environmental sustainability, so CO2 reduction, resilience of grids, the assurance that power is available at any given point in time, and of course cost reduction. Energy supply has to be cost effective and it needs to be affordable to anyone worldwide. This is what drives changes in the energy grids and in the energy systems worldwide. Tre temi velocemente ai quali tengo particolarmente: la relazione col territorio, la relazione con l'università, la relazione con i partner tecnologici. Da quando ci occupiamo di Smart City abbiamo imparato ad ascoltare il territorio, la pubblica amministrazione, gli utenti, gli stessi cittadini, perché implementare nuove soluzioni tecnologiche vuol dire anche avere un impatto sui cambiamenti di stile. Penso all'auto elettrica, penso all'utilizzo delle smart grid, penso alla domotica. Quindi per noi oggi questo primo progetto italiano ci è servito per imparare a dare un orecchio attento ai bisogni del territorio. What we see more and more emanating in the grids worldwide is coming from the situation where in the past we had dedicated big power plants that were just feeding the energy into the consumption via the grid. We see now more and more decentralized energy and generation coming. Ma per l'Italia rappresenta un punto di partenza fondamentale, perché questo è un progetto pilota, è un progetto che nasce sin dall'inizio in collaborazione e coordinamento con l'Università di Genova e il Campus di Savona. Quindi per l'Italia rappresenta la possibilità di validare un concetto di smart grid o di micro smart grid all'interno di un campus universitario. Il progetto del campus è di fatto un primo esempio, un primo modello di applicazione del concetto di smart city a una realtà inserita in una città. In addition to the efficiency aspects, microgrid can contribute to more topics like security of supply and increased resilience, for example. This is very important for customers that run, for example, industrial complexes, because they need really a high security of supply. This is valid for islands as well, because most importantly, they need the power. Of course, they want to do everything in a cost-efficient way, but top priority still remains the security of supply and increased resilience.